E visto che la Marta è in pausa e sta dando da mangiare a chi ha fame, e visto che non sta andando nel parco delle foreste casentinesi per fare tanti percorsi come guida ambientale, vogliamo ricordarlo, che è una cosa importante. E voi se la seguite in quale Facebook? Nella pagina Facebook dell'Asineria Gli Amici dell'Asino. Bene, lì scoprite veramente tutti i percorsi che lei vi porterà a fare, perché è meglio farli con una persona che conosce gli ambienti, perché ti racconta mille cose. Altrimenti cammini e non sai che vedi, questo lo dobbiamo dire. Però rischi di camminare e guardare solo le punte dei piedi per non inciampare magari, quindi magari godiamoci un pochino le nostre foreste per tutte quelle che sono le ricchezze ambientali e storiche della zona. Non sempre Marta è con gli asini, anche senza gli asini, no, per fare questi percorsi, vero? Però ecco, con gli asini i bambini rimangono comunque sempre affascinati e si apprezzano sempre di più un piccolo amico a quattro zampe. A piccolo amico, piccolo è relativo, cioè comunque questi sono animali adulti, però piccolo neanche, è un modo anche per avvicinarsi all'animale, che è un animale socievole, abituato e soprattutto ama lo stare a contatto con le persone, specialmente se sono rispettose del loro essere. Quindi noi gli insegniamo a rispettare gli animali, e gli animali donano la possibilità di avere un pochino di affinità, no? E abituare i bambini anche a avere più confidenza con gli animali stessi, quindi va bene così. Dai, adesso sto pensando che oggi è il 25 aprile, sto pensando che nella Grande Guerra, grazie a questi animali, i nostri nonni, bisnonni hanno sopravvissuto, proprio perché questi animali era l'animale umile che li aiutava veramente in dei percorsi difficilissimi, in quelle asperità che erano le nostre montagne. No? Sì, è un animale estremamente dotato del senso dell'equilibrio, un animale che si muove in lentezza, in velocità non fa niente, è un animale che si affida al volere di chissà come chiedere le cose, quindi non è una cosa fatta per forza, è una collaborazione con l'animale, quindi sicuramente era in passato, ma anche per noi adesso uno di famiglia, e loro lo sanno, cioè, verso, si donano in questo senso, quindi sicuramente come Moggiona o abitati zone di questa, della valle, che ricordano la presenza dell'asinello e dell'aiuto che ha dato, per esempio mi viene in mente anche Raggiolo, sarebbero posti in cui sarebbe auspicabile anche rivederli passeggiare. Però sarà un desiderio. Sarà un desiderio, ma chissà, forse più piccolini, guardate come hanno imparato a pulirli, a toelettarli, no? Sì, toelettarli per i bambini è anche una forma di dare un minimo di affettività all'animale. L'animale sta molto fermo anche perché è una cosa estremamente gradevole, è un massaggio che riceve, è un modo che dovrebbe essere fatto in realtà da un consimile, quindi si chiama grooming, se lo fanno tra di sé gli animali, specialmente in punti dove non arrivano da soli, quindi se lo fanno i bambini è ben fatto. Senti, io invece vedo che dall'altra parte state organizzando anche dei giochi? Sì, in fase di prova generale la patente di conduttore d'asino. Ah sì? Sì, il gioco della patente. Sì, è un gioco, un piccolo gioco di abilità in cui i bambini portano, guidano a terra gli asinelli su dei veramente degli ostacoli simbolici. È un modo per chiedere ai bambini di girare le spalle all'asino e di fidarsi di lui, perché non è sempre facile, è più facile che li guardino negli occhi, e guardandogli negli occhi spesso e volentieri non li sanno guidare, allora è un atto di fiducia, è un modo con cui loro si guadagnano la patente per imparare, per condurre l'asino, valida in tutto il mondo, valida solo un anno e deve essere rinnovata. L'asino quindi è apprezzato in tutto il mondo? Assolutamente, l'asino è cosmopolita. In America, cioè nelle grandi praterie, nelle grandi distese, questo piccolo animalino. Lui e il suo cugino mulo sono il must, assolutamente sì. Comunque dal nord Europa alla sua diffusione è di origine africana, non è come il cugino cavallo che viene dall'Asia. Ha sicuramente delle peculiarità un po' specifiche, per cui è stato utilizzato nel passato in un determinato modo. Non è un animale, come ti dicevo, per fare grandi velocità, però è sicuramente un animale che si inserisce molto bene in quello che sono le esigenze delle famiglie di una volta, e oggi noi lo utilizziamo per dare dei momenti di avvicinamento e conoscenza, per far sì che i bambini abbiano
dei momenti per imparare a conoscerli. Io vi dico solo, ha pensato di dare l'asino a degli innamorati addirittura, gli hai fatto fare anche i percorsi, no? Voglio dire, gliel'hai dato, ti sei fidata della gente, non lo so. Una coppia di innamorati non potrà sicuramente mettere a rischio l'asino, no? Quindi noi per San Valentino abbiamo fatto una staffetta, praticamente le coppie degli innamorati sono partiti con i nostri asinelli, una roadmap piccolina e un percorso da fare in autonomia per rafforzare quello che è il rapporto di coppia, no? Quindi Marta Signa, veramente fantastica, più fantastici sono loro sicuramente, ma grazie a te che hai saputo naturalmente farceli apprezzare in tutto e per tutto. Grazie a Marta, grazie.